Amici sportivi e appassionati di hockey su pista, benvenuti a Scandiano, al padre Gianni, Sandro Rainieri alla voce, Alessandra Tirelli alle riprese, Manuel Stefani in regia. Sabato 3 novembre, quinta giornata appunto del campionato nazionale di Serie 1, vede di fronte stasera U-Broker Scandiano contro Hockey Falzanella Lanaro Breganze. Scandiano che si presenta in maglia bianca questa sera, mentre Breganze in classica maglia rosso-nera, verticali, saluti di rito e incoraggiamenti vari tra le due squadre. Breganze reduce da un'ottima vittoria nel derby contro Valdagno, una vittoria che l'ha portata a un punto in più sul U-Broker Scandiano, che oggi la ospita. Scandiano invece viene dal pareggio ottenuto in casa sabato scorso proprio qui a Scandiano contro il Follonica che ha rinvanciato 3-0 nel corso del primo tempo, vantaggio maturato con pochi tiri in porta per la verità del Follonica cinico a sfruttare l'occasione. Scandiano che invece l'occasione le ha avute e le ha sbagliate, ma nel secondo tempo le ha concretizzate ed ha addirittura quasi meritato di vincere, vittoria che non è avvenuta. Comunque buona classifica fino a questo momento per Scandiano, che si trova a 7 punti dopo 5 giornate. Breganze punta, diciamo, un po' più in alto, perché se l'obiettivo finale di Scandiano sono il raggiungimento dei playoff, Breganze punta al bersaglio grosso. Infatti ha un quintetto già schierato di tutto rispetto. Vediamo in porta con il numero 10 Sgaria, poi vediamo Mittians, vediamo Cocco, Texido. Mentre la partita inizia, Martinez, il bomber Martinez, attenzione che tiro rimpallato di Martinez dopo proprio 5 secondi di gioco, finisce in faccia a Saavedra, se abbiamo visto bene, sì, che lamenta qualche dolore, adesso entreranno in pista i sanitari. Vediamo anche il quintetto di Scandiano che vede in porta Mattia Verona, poi gli esterni Baieli, Montiviero, Saavedra appunto e Danna. Saavedra che si rialza, intanto è stata una pallinata, crediamo non diretta, perché altrimenti sarebbe stato forse più grave. Vediamo che si tocca i denti, ma dice tutto ok, un combattente come Saavedra applaudito dal pubblico, colpo fortuito ovviamente. Gli arbitri dell'incontro, signor Gian Gregorio e Moresco, mentre comincia il primo possesso scandinese. Salutiamo anche i tifosi ospiti che ci ascoltano da Breganze, anche chi ascolta la squadra scandianese un po' in giro per l'Italia. Sappiamo di qualche tifoso in giro per il ponte che sicuramente starà ascoltando questa telecronaca. Baieli se ne va sul lato destro, cambia con Danna, dà a Montivero come ultimo uomo, finta di tiro, va a ritroso per Saavedra che cercherà dopo la rintronata iniziale della pallinata ricevuta di prendere subito ritmo. Palla finisce fuori, rimbalza male, torna in possesso di giocatori in maglia rossonera veneti, Faizan e Breganze con Mittians pronto a battere la punizione. Dicevamo, squadra molto molto competitiva quella veneta. Vediamo anche dalla panchina, vediamo Muglia, Dal Santo, un'ottima squadra, vediamo se lo dimostrerà anche qui a Scandiano. Mattia Cocco, finta di tiro, lato destro dell'attacco, va per Tixido che cerca di pattinare, far correre la corrente Martinez che cerca con un gancio di superare Baieli che non si fa sorprendere. Texido, tiro dalla distanza, un po' velleitario, recupera la palla a Romeo Danna. In porta c'è Verona questa sera, l'abbiamo visto nel poco fortunato per il primo tempo contro Follonica, quando dopo il 3-0 iniziali Crudeli ha deciso di avvicendarlo con Fabio Errico. Fabio Errico, va detto, è stato uno dei migliori della partita, perché nel secondo tempo ha concesso zero gol all'avversario. L'avversario era il Follonica, che era primo in classifica, ha
parato una punizione di prima, ha effettuato una parata strepitosa, si è fatto trovare molto preparato e molto pronto, e questo è il vantaggio forse anche quest'anno di avere due portieri da a uno per Scandiano se vuole raggiungere i playoff. Non dimentichiamo che però Mattia Verone è stato MVP sia a Viareggio nella prima giornata che qui contro il Bassano, quindi una serata storta magari, potuto capitare. Ha cercato una zingarata Martinez, senza fortuna nell'area scandianese, mentre ora il contropiede, attenzione, Baieli, Montivero, Saavedra, dietro porta Saavedra, è controllato da Texido, va all'indietro per Baieli, che ha davanti a Martinez, tira, gli rimpalla il tiro Martinez, poi Saavedra che cerca di entrare in area, bravo Mitians, pulito il suo intervento e recupera palla e può far ripartire Martinez, Texido, Mitians. Mattia Cocco, capitano, ormai bandiera del Breganze. Ora il bomber Martinez che attacca, va dietro porta, controllato da Romeo Danna che cerca di non lasciargli spazio. Cocco, ancora Martinez, Mitians, Texido, dietro porta, alza e schiaccia, gol di Texido che ha sorpreso Mattia Verona sul suo palo. È stato un funambolo qui Texido, è uscito in velocità da dietro porta, alza e schiaccia, palla dentro, e quando sono passati 3 minuti e 25 dall'inizio del primo tempo, Breganze in vantaggio qui a Scandiano, Ubroker 0, Faisan e Breganze 1. Baieri, Danna, Montivero, prima occasione che Scandiano, che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, indossa la maglia bianca, che è solitamente la maglia trasferta. Montivero, tiro di Montivero che è stato liberato da un blocco di Baieli, recupera, molto bravo Montivero in questa occasione dopo la ribattuta di Sgaria. Ancora Baieli, Montivero MVP della scorsa partita qui tra Scandiano e Follonica, non solo per aver realizzato i due gol, uno su punizione di prima e l'altro su rigore, ma per aver fornito un'ottima prestazione ed ora lui possesso di palla. Danna, Baieli, Saavedra, difesa abbastanza aggressiva di Breganze che marca a uomo. Baieli butta un po' la palla verso la porta, non raggiunge il suo scopo, cioè vale a dire una spizzata da parte di qualcuno, e riparte Cocco per Breganze, per la corrente Martinez che si accentra, scambia con Texido, accelera Texido, mantiene il possesso di palla Martinez, Mitians, fanno trascorrere molti secondi i giocatori del Breganze prima di arrivare alla conclusione. Attenzione, bel gioco di gambe di Mitians che però non riesce a concludere. Scadono quasi i secondi, se ne accorgono i giocatori maglia rossoneri, cedono il possesso. Ora Saavedra, Montivero non se lo sente di tirare, all'indietro per Baieli. Montivero, ancora Mitians pulito su di lui, già il secondo recupero, sono trascorsi 6 minuti all'inizio del primo tempo, Ubroker 0, Faisan e Breganze 1. Ora è Romeo Danna che cerca di soffiare la palla a Texido, parte da lontano Martinez, finta di tiro, Baieli gli si fa conto, per evitare guai peggiori viene raddoppiato, ora con successo, dopo è Saavedra che sbatte contro Martinez, deve metterci una pezza a Verona, fa ripartire subito Baieli che però non va incontro alla palla, Cocco, attenzione Mitians, non ha più spazio,
cerca di superare Montivero che cerca a sua volta di rubargli la palla, senza successo. Cocco, Martinez, molto in palla Martinez, l'abbiamo visto tenere molto bene la pista. Attenzione, tiro gol di Teixido dal limite dell'area, con davanti il difensore scandinese, riuscito comunque a tirare, e a 18 e 23 Teixido porta a 2, marcature per Breganz. Riparte Scandiano, tiro da lontanissimo di Baiel, primo intervento questo di Sgaria. Saavedra come un falco va a riacciuffare la palla, va dietro porta. Marcatura arcigna di Cocco. Baieli, brutta iniziativa di Baieli che ha tirato addosso a Teixido, ora è Mittians. Breganz cerca di cavalcare fino sull'onda dell'entusiasmo, soprattutto dopo il raddoppio. Si trova in vantaggio qui a Scandiano per 2-0. Teixido, autore del secondo gol, cambia marcia, va dietro porta, controllato da Montivero. Bravo stavolta Baieli, ma il primo sì, è danno, ha tirato la palla, contropiede, 3 contro 2 però. Montivero, attenzione, Montivero, palo di Montivero, ha aspettato l'uscita del portiere ma non è riuscito a trovare l'angolo. Attenzione al tiro di Martinez e alla seconda conclusione di Teixido, stavolta doppio grande intervento di Verona che ha impedito il terzo gol in questo contropiede. L'occasione precedente Montivero colpisce il palo dopo aver aspettato l'uscita con la finta di tiro, ormai lo specchio della porta si era accorciato, quindi peccato. Baieli, marcatura asfissiante di Teixido. Saavedra dovrà sfruttare i blocchi come in questo caso. Attenzione ora Baieli da lontanissimo, rimpallato il tiro proprio da Montivero che non è riuscito a deviare la pallina. E ora ancora Baieli, scadono i secondi, non se ne avvedono i giocatori scandinavi, quindi gioco che riprenderà con una punizione a favore di Breganz che sostituisce l'autore del secondo gol Teixido con Dal Santo. Mittians, 16:35 al termine, Ubroca Scandiano 0, Breganz 2. Cocco, Dal Santo, scambio con Mittians, Martinez, cambio di direzione di Martinez, Saavedra sta con lui, Martinez cerca di entrare in area, bello stile, lo ricaccia fuori Saavedra, un po' con le buone, un po' con le cattive. Dal Santo, Mittians, Dal Santo, tiro di Dal Santo, controllato da Danna, poi in qualche modo la palla finisce a Montivero che riparte, prova a correre, Montivero va al limite dell'area, dietro porta, attenzione, Saavedra si gira in velo, però la palla finisce lontana dal palo di Sgaria. Riparte Breganz, da ultimo uomo Dal Santo, Mattia Cocco, cambia con Martinez, ancora Dal Santo, Mittians, Cocco, ragazzi, l'ha avuto in buonissimo momento, ha fornito una prestazione eccellente contro il Valdagno. Valdagno, altra accreditata per le zone altissime. Primo fallo di squadra ora, 15 minuti al termine del primo tempo. Falli di squadra stanno 1-1. Il risultato è Ubroca Scandiano 0, Breganz 2. Saavedra, Montivero, prova a accelerare Saavedra, passaggio proprio al buio di Baieli, 3 contro 2, attenzione contro per Breganz, Martinez ha spazio, ci mette il corpo Baieli per respingere. Attenzione, questo poteva essere un contropiede pericoloso, una palla un po' buttata. Danna, Scandiano deve riacquistare fiducia, deve ricordarsi di quello che ha fatto contro Follonica,
cercare di stare in partita. Attenzione Saavedra, finta di tiro, Baieli per la corrente, Saavedra che ha un po' di spazio, va dentro l'area, Saavedra conclude, bravo Sgaria, bravo anche sulla ribattuta di Danna, e riparte Mitians. Cocco adesso rallenta un attimo la manovra, Breganze in vantaggio per 2-0. Intanto Samuele Muglia, intanto proveniente da Viareggio, grosso colpo di mercato anche questo. Mitians tenta la conclusione, viene ribattuta Saavedra, Mitians è su di lui, deve fare attenzione Saavedra. Pattina sfrutta il blocco di Danna. Pallora Danna, a spazio, poco per la verità, Saavedra, Montivero. Baieli ha visto un blocco l'arbitro e c'è il primo time out sul secondo fallo di squadra scandinese, il primo time out chiesto da Diego Mir. Quando mancano 13-21 al termine, Scandiano è sotto di due gol. Diciamo che Breganze sta giocando molto bene stasera, si è visto subito dall'impatto e anche dalle facce dei giocatori. Un altro 1-2 micidiale, come era successo 7 giorni or sono contro Follonica. Vediamo se Crudeli saprà dare le giuste indicazioni ai ragazzi e fargli credere che si può, perché comunque lo hanno dimostrato 7 giorni fa proprio contro Follonica, che è una partita più o meno per certi versi simile, almeno fino a questo momento, a metà, a quasi metà primo tempo. Vediamo se sono state variazioni o meno, no, sembra di no. Anche per scambiare lo stesso quintetto, Crudeli in settimana ha detto che sostanzialmente quello che dice sempre, per affrontare sia le grandi che le piccole squadre, Scandiano cercherà di imporre lo stesso tipo di difesa, lo stesso tipo di gioco, perché comunque ci vuole un'identità di gioco ed è quello che cerca Roberto Crudeli e i suoi ragazzi. Mario Martin Montivero ha detto che deve essere una battaglia con stasera, perché quando non riesci magari ad essere proprio allo stesso livello dell'avversario, ovvero se magari sei a un livello un po' più alto, devi comunque combattere. Sempre ad armi pari, anche soprattutto dal punto di vista fisico. Tanto c'è stato un fallo di squadra a testa in questo periodo. Montivero, Baieli, cerca di sfruttare i blocchi, tiro di Baieli, interessante, respinge col corpo Sgaria. Primi segnali scandianesi. La partita che per il momento vede Breganze, attenzione alla conclusione di Martinez, va in contropiede, brutto passaggio di Danna stavolta, un po' troppo lungo. Dal Santo, Muglia, Mitians, indietro per Martinez. Va Martinez sul lato sinistro, si ferma da dietro porta, cede la pallina a Samuele Muglia, all'indietro per Dal Santo, da ultimo uomo, cerca di prendere velocità, si ferma Martinez. Dal Santo, Martinez parte, tiro di Martinez, sassata. Non c'è stata deviazione, riprende il gioco Montivero, Danna, attenzione. Limite dell'area, Montivero, gol! Bellissimo gol del broker scandiano. Montivero se n'è andato sul lato destro. Passaggio perfetto. Neanche raso terra. Passaggio è stato di Danna per Montivero, gran gol. Danna che si è
se n'è andato sul lato destro. Passaggio forte, preciso. Montivero ha spinto dentro come se fosse la cosa più facile del mondo, ma l'importante è che Scandiano ha ridotto le distanze quando ora mancano poco più di 11 minuti al termine del primo tempo. Ubrock e Scandiano 1, Faizan e Breganze 2. Scandiano deve cercare di cavalcare questo momento, perché è uscita molto bene dal timeout, l'abbiamo visto anche dall'iniziativa prima di Baieli. Ora perde palla Breganze nel possesso. Ce ne hanno l'opportunità di riportarsi sotto. È arrivato il 2-1 sulla più bella azione scandianese, abbiamo detto, un contropiede orientato molto bene dal perimetro. Il passaggio è stato molto, c'era molta distanza tra i due giocatori, ma si sono trovati alla perfezione. Proprio ha girato la difesa breganzese. Mitians, Martinez, esce sempre Saavedra di lui, attenzione ora Mitians controllato bene da Baieli, parte in contropiede Montivero, Danna, attenzione c'è un 4 contro 3, non se ne accorge, poi la palla rimbalza male su Montivero, quindi Breganze ha buon gioco a ripartire dal Santo, mentre esce Martinez per fare posto a Texido. Ora è Muglia che viene raddoppiato, Muglia la passa direttamente a Montivero che va in contropiede, vediamo se va fino in fondo, si ferma, vede Baieli, palla in mezzo, Baieli ancora sulla ribattuta, è stato fortunato nel rimpallo ma sfortunato nella conclusione, l'ha buttato in mezzo e ha fatto bene perché comunque era arrivato un po' troppo sotto ai parastinchi del difensore avversario. Muglia, Mitians, bel gioco di gambe, fallo di Saavedra. Terzo fallo di squadra scandianese, 9.38 al termine del primo tempo, Ubrock Scandiano 1, Breganze 2. Sulla palla Texido e Mitians. Bel gol di Muglia, questo è uno schema provato e riprovato mille volte. Scambio tra Texido e Mitians, finta di tiro. Passaggio veloce, forte, per l'uscita da dietro porta di Muglia e gol sul primo palo. 9.35 il termine del primo tempo, Breganze si riporta a 3. Baieli cade fuori area, dicono gli arbitri, quindi fallo di squadra combinato ai veneti. Peccato per Scandiano perché ha preso gol da un tiro piazzato, diciamo, si è fatta sorprendere. Montivero, finta di tiro, Baieli, Saavedra, aspetta il blocco di qualcuno che non arriva, Baieli che ha un po' di spazio, proverà il tiro, lo fa, prende Danna in pieno, l'abbiamo visto dal saltello. Muglia, attenzione, ora Mitians, passaggio fuori misura di Muglia, Mitians controlla e mantiene il possesso palla, va dietro porta dove ci sono meno problemi da perdere le palle. Muglia, Cocco, che dà un po' di respiro a Mitians. Texido, dal Santo, 8.25 al termine del primo tempo, Ubrock Scandiano 1, Breganze 3. Tiro dalla distanza, era coperto Verona, gli fa scudo Baieli, ora Montivero, bel gioco di stecca di Montivero, libera Baieli, attenzione, poteva forse tirare, ha cercato ancora Montivero come in un'occasione precedente del primo gol, ha fatto Danna, volta senza trovarlo, dal Santo. 8 al termine del primo tempo, Texido, Muglia indietro per Cocco da ultimo uomo, cerca spazio, ora il fallo di Dal Santo con il suo blocco. Pochi problemi finora per gli arbitri, partita correttissima.
mentre vediamo pronto Alessandro Franchi al cancelletto. Nelle ultime due partite fornito due buone prestazioni sia a Sarzana, nonostante la punizione di prima sbagliata, che qui contro il suo ex Follonica, che ha realizzato anche un gol appena entrato. Ci auguriamo che possa fare altrettanto stasera. Muglia in contropiede, si ferma capitan Cocco, ancora Muglia, perde palla, ora Teixido, prova a ripartire Montivero, ci sarebbe l'opportunità di un 3 contro 2, attenzione ora per Baieli, gli esce un tiro sporco, attenzione anche alla conclusione di Saavedra, che ha cercato ma non ha trovato fuori dai pali Sgarea. Teixido all'angolo, raddoppiato, esce Teixido, attenzione, bel gioco di stecca, è bravo Pablo Saavedra, ma ancora più bravo di lui Teixido, un funambolo proprio al dietro per Dal Santo, ancora Teixido, grossa prestazione finora di Teixido. Dal Santo, ancora Teixido, ancora palla per Dal Santo in area, che però non arriva dopo il suo taglio, ancora lui, palla dentro, controllata da Verona, stavano per scadere i secondi. Mentre esce Martin Montivero, entra il capitano Alessandro Franchi, che tocca la sua pallina, acclamato anche dal pubblico scandianese, si prepara anche Maniero, vuol dare un po' di fiato ai suoi, Roberto Crudeli, Saavedra, limite dell'area, Saavedra, attenzione, in caduta, tira, forse anche c'era un fallo, ha lasciato proseguire l'arbitro, perché comunque Saavedra è riuscito a tirare. E ora problemi per il controllo di palla, un po' la pista, un po' la stecca, la palla finisce fuori, quindi rientra intanto Martinez al posto di Muglia, ha giocato poco Muglia, pochi minuti in questo primo tempo, ma tant'è, 5:51 il termine del primo tempo, Ubroca Scandiano 1, Breganze 3. Moresco fa ripetere punizione, vediamo Martinez che è appena rientrato in pista, cerca un cambio di ritmo, scarica la palla su Teixido, esce Del Santo, Dal Santo controllato da Baieli, esce dai blocchi Teixido, attenzione, sempre ottime iniziative da lui, Cocco va dietro porta, cede dietro porta sempre per Teixido, dappertutto Teixido, Mattia Cocco, Hans Martinez, stanno per scadere i secondi, cerca e trova Mattia Verona che gli ribatte, andiamo alla conclusione, Franchi, tiro di Franchi, bel tiro di Franchi, poi Danna alza la pallina, alza la stecca, il gioco si deve riprendere. Una punizione per Breganze. Martinez, Cocco, 5 minuti al termine del primo tempo. Dal Santo, è pronto anche Maniero, abbiamo detto entrare per Lubruca Scandiano al posto di chi? Dal Santo, dietro porta con Cocco. Cocco si allontana, Dal Santo davanti a sé, Danna cerca un pertugio, va indietro da Martinez che ha un po' di spazio, finta la conclusione, parte di slancio, tiro fuori. Baieli controllato altissimo da Martinez. E ora Alessandro Franchi che ha un po' di spazio, cerca di venire in avanti. Baieli, tiro di Baieli, rimpallato, era troppo vicino Martinez. Dal Santo, Franchi su di lui. Poi incespica sulla palla Dal Santo, quindi Franchi ha fatto pressione e ha ottenuto questa punizione sul lato per Scandiano. Saavedra controllato da Dal Santo, in area Saavedra, bella per Danna che non riesce a incocciare la palla. Ora Baieli per Danna, ancora Baieli, attacco a L che non ha funzionato, mantiene il possesso di palla ora Alessandro Franchi, cede palla letteralmente a Martinez, attenzione, uno contro uno, Martinez cerca un
il primo palo, stavolta è bravo a chiudere Mattia Verona. Baglielli riparte, attenzione, Danna davanti a Sgarria, non riesce a trovare il primo angolo perché glielo copre bene, poi passaggio intelligente di Danna per Baglielli, ora Franchi, Saavedra cerca spazio, Saavedra ai limiti dell'area, cerca di liberarsi, forse una spinta in questo caso di Cocco che va un po', difende un po' forte diciamo su Saavedra, gli arbitri non fischiano, poi finisce col perdere palla Scandiano e riparte Cocco. Poco più di 3 minuti al termine del primo tempo, Scandiano 1, Breganze 3. Teixido, Martinez, ancora Teixido per Martinez, dietro porta Martinez, attenzione, sempre la stecca calda, Martinez, partono sempre ottime iniziative, ora il tiro al volo sul passaggio di Cocco, rimpallato la difesa rosso-blu, in questo caso bianca, Baglielli, 2.30 al termine del primo tempo, Saavedra, presumiamo che Maniero entrerà forse nella ripresa perché si è rimesso a posto, Franchi, Saavedra, ancora Franchi cerca di trovare un varco, tiro di Franchi e attento, Sgarria, può ripartire Martinez, arriva per Cocco, Teixido, Dal Santo scambia con Teixido, fanno trascorrere i secondi i giocatori veneti, ora cerca di partire Martinez un po' in velocità, si sbarazza di Danna che però non lo molla, sembra che ha un po' di spazio, Teixido, 1.35 al termine del primo tempo, palla dentro, sbagliato il passaggio di Teixido, prova ad andare in avanti, lo scagliamo, passo di lui, Teixido che recupera la pallina in modo pulito, può ripartire Breganze quando manca 1:20 al termine del primo tempo, Teixido sempre, fino a questo momento Teixido sicuramente migliore in pista, assieme a mio avviso anche a Martinez, Cocco, ancora Teixido, 1 minuto al termine del primo tempo, da lontanissimo Del Santo prende una ginocchiera di Danna e ora c'è il time out per questi ultimi 48 secondi chiesto da Crudeli. Scandiano deve crederci perché nonostante abbia davanti una formazione ostica competitiva e che lotterà sicuramente per lo scudetto, ha dimostrato che le imprese gli possono riuscire, deve essere convinta dei propri mezzi, cercare ovviamente di commettere il meno errori possibile, sono stati commessi degli errori anche nella partita di 7 giorni fa contro Follonica nel primo tempo, poi nel secondo tempo la squadra è rientrata con un altro spirito, qua lo spirito c'è stato, sono state create anche delle occasioni, però Breganze va detto che ha giocato molto bene, grande proprietà di palleggio, fa trascorrere i secondi, diciamo che non rischia tantissimo nelle conclusioni, va anche abbastanza sul sicuro, poi qualche colpo di genio, qualche suo fuori classe, brutto sbagliato il passaggio di Franchi in questo momento, adesso questi ultimi 35 secondi, Baglieli dovrà cercare una conclusione, può andare fino al termine, Scandiano con la sua azione, Franchi, devono trovare spazio per buttare la palla in mezzo e cercare magari una spizzata di qualcuno, cerca l'iniziativa personale Baglieli, stavolta vede un'infrazione, Gian Gregorio,
in questi ultimi 15 secondi. Fa attenzione, scandiamo ora Martinez, palla deviata da Saavedra. Martinez però il più lesto di tutti, 5 secondi, conclusione, attenzione Baieli, 2 secondi, non fa in tempo Baieli, finisce qui il primo tempo. Ubroker 1, Breganze 3. Ci risentiamo per i secondi 25 minuti. Scambiamo.
Amici sportivi, ben ritrovati da Sandro Rainieri qui al Palagnani di Scandiano per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie 1. Primo tempo concluso qui a Scandiano con il Faitan Braganze in avanti per 3-1 sul Broker Scandiano. Primo tempo appannaggio dei veneti, che hanno mostrato un'ottima padronanza tecnica, una buona condizione fisica, e hanno confermato un po' i pronostici dopo la vittoria della settimana scorsa sul Valdagno. Scandiano che era riuscito ad accorciare sul 2-1, poi ha subito la doccia fredda del terzo gol. Vediamo se, come contro il Folloni che era sotto di 3-0, vediamo se ci crederà e riuscirà a fare male in questo secondo tempo alla squadra veneta. Scandiano che gioca in maglia bianca e attacca da destra a sinistra di teleschermi. Braganze con la classica maglia rossonera, strisce verticali. Un saluto ancora agli amici Braganze che si ascoltano da casa e ci vedono. È venuto un cambio importante a Scandiano, come la settimana scorsa. Probabilmente Crudeli si augurerà che vada a finire come la settimana scorsa. È entrato Fabio Errico in porta, che l'abbiamo già detto nel primo tempo, 7 giorni orsono, è stato uno dei migliori in pista, non ha incassato gol, pronto sul pezzo, ottimi interventi. Vediamo se si ripeterà questa sera, e ce ne sarà bisogno per Scandiano perché è sotto per 3-1. Per il resto, mentre attenzione ora Minas che va dietro porta, cerca un po' di spazio. Per il resto il quintetto scandianese composto da Saavedra, Montivero, Danna e da Maniero, che fa il suo debutto questa sera in pista. L'avevamo visto pronto al cancelletto prima della fine del primo tempo, è entrato ora all'inizio del secondo. Per Braganze, Sgaria in porta, Cocco che conclude in questo momento, la prima conclusione intercettata, il primo intervento di Errico. Dicevamo Cocco, Martinez, Mitians e Texido. Primo tempo che si è concluso per 3-1, dicevamo, con la rete di la doppietta di Texido e la rete di Muglia. Attenzione ora Martinez, cerca spazio, tiro finisce fuori. Questo possiamo parlare di gol sbagliato, perché era un rigore praticamente in movimento, conclusione che è finita a lato. Mentre per Scandiano la bella rete, molto bella, l'assist di Danna e la rete di Montivero, che è stato l'unico gol scandianese finora. Martinez, Teixido, Cocco, ancora Teixido, lato destro dell'attacco, all'indietro per Martinez che ha un po' di spazio davanti a San Maniero, scarica per Teixido, cambio di ritmo di Teixido, lascia sul posto Saavedra, scarica per Martinez sulla destra per Mitians, che mantiene il possesso di palla, va dietro porta, entra in area, tiro accompagnato, si avvede sulla palla Montivero, uno contro uno con Cocco, cerca un'altra schiaccia Montivero, viene fischiato il rigore da Paolo Moresco, stava per essere sconfessato da Gian Gregorio, ma Moresco ha visto un tocco sulla stecca di Montivero, l'abbiamo visto anche noi veramente. Infatti sono delle proteste piuttosto blande di Cocco, che comunque il tocco c'è stato sulla stecca, forse non voleva essere magari un tir, ma l'ha deviata quel canto e basta per l'esperienza. Tutto pronto, Montivero contro Sgaria, tira Montivero, palo di Montivero, poi la palla danza sulla linea di porta ma non entra, sfortunatissimo qua Montivero. Ottima conclusione sul tiro di rigore, portiere letteralmente saltato, ma ha tenuto la palla bassa, ma palo interno, poi la palla è uscita. 90 volte su 100 la palla entra, stavolta no. Ora attenzione al contropiede di Cocco, è un uno contro uno su Danna, Cocco, bravo Danna a soffiargli palla, Montivero che però ha davanti Teixido, deve ripartire. Non possiamo dire il rigore sbagliato di Montivero, lui ha avuto un'ottima idea. Saavedra, limite dell'area per Saavedra, gira su se stesso per
cercare un po' di spazio, non lo molla Martinez, anche lui, ottima partita finora anche per lui. Tiro ora rimpallato da Maniero che riparte insieme a Saavedra. Dall'altra parte c'è Montivero, vede Saavedra, attenzione, ora Danna, tiro sul pattino di Maniero, non trova lo spazio per tiro. Dall'altra parte Teixido, non se la sente andare uno contro uno, tira di Teixido, bravo Montivero a metterci la stecca. Deve ripartire da Teixido però come un falco, gli va davanti e gli impedisce il contropiede immediato. Saavedra, Montivero, tiro di Montivero, attentissimo Sgarria, un po' telefonato questo, che Sgarria ha visto anche partire la palla. Saavedra, solita marcatura asfissiante dei veneti a uomo. Saavedra, tiro di Saavedra, centrale ribattuto da Sgarria ancora. Mitian si ferma un attimo e ragiona un po' coi suoi. Capitan Cocco. Sono passati 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, sempre Ubroker, Scandiano 1, Faizan e Breganze 3, Teixido. All'indietro per Martinez, cerca e trova spazio Martinez, tiro gol di Martinez, ha lasciato sul posto il suo diretto marcatore e accompagnato, ha messo alle spalle di Erico, incolpevole qua. Palla è finita al 7, mentre a 4:50 dall'inizio del secondo tempo Breganze 4, Ubroca Scandiano 1. Saavedra all'indietro per Maniero, Maniero cerca di reagire un pochino anche piano caratteriale. Saavedra va a riprendere la palla sulla sua conclusione. Maniero all'indietro per Montivero, Montivero è il giocatore di maggior talento in questo momento in pista per Scandiano, deve cercare un po' di essere lui l'uomo squadra sui quali devono affidarsi i compagni. Bella palla per Danna, Martinez però non lo molla. Mitians, Martinez che parte come un treno, Teixido, Mattia Cocco ancora per Teixido, Mitians, molto bella questa palla di Mitians, attenzione che ballonzano un po' lì la palla, poi è Montivero, ha problemi a uscire Scandiano, Saavedra porta nell'area avversaria, Saavedra controllato da Cocco, esce ora per Maniero da ultimo uomo, cerca il blocco di Saavedra all'angolo, ora Maniero, palla in uscita per Saavedra che parte dalla sua area, palla all'indietro per Montivero, Mitian si fionda su Maniero, modo di difendere molto molto efficace Breganze stasera. Cocco rimpalla Montivero, riparte il contropiede, Montivero limite dell'area, cade Montivero, forse scivola, ora dall'altra parte Erico, ottima parata su Teixido, l'arbitro Montivero guarda male Gian Gregorio, dice sono stato spinto, Gian Gregorio non la pensa allo stesso modo perché ha lasciato proseguire. Cocco, buona partita anche quella di Cocco stasera. Ora perde palla Teixido, riparte subito Montivero, però non trova un compagno, palla all'indietro, un po' troppo indietro per Maniero. Danna cerca di far ripartire Saavedra, 17:45 al termine. Scandiano 1, Breganze 4, Maniero, Saavedra. Vede una carica al portiere Gian Gregorio, quindi si ripartirà con una punizione per Breganze. Muglia è pronto a rientrare al posto di Teixido. Cocco. Muglia cerca di correre, riprende un po' confidenza con la pista. Ha già fatto il giro due volte tra porta e area. Ora perde palla però Montivero, attenzione, contropiede, Maniero, limite dell'area. Chiuso Maniero, non trova una soluzione,
esce per Saavedra all'indietro per Montemiro, vediamo cosa fa, che ha un po' di spazio. Danna, Maniero, pronto a rientrare Baieli intanto, Maniero e Montivero. Maniero controllato sempre, ogni giocatore controllato sempre molto molto bene dai giocatori veneti. Muglia, attenzione, già al limite dell'area, bella palla, non riesce a incocciarla Mitians. Per ora lamenta un colpo Muglia di Montivero, 4 contro 3 scandianese, attenzione Saavedra, Montivero, Danna, devono essere un po' più veloci ragazzi a concludere. Attenzione Montivero, tiro di Montivero su Saavedra che passava di lì. Ora fallo di squadra di Muglia, sesto fallo di squadra per Veneti. Maniero dalla distanza, forse ha cercato una deviazione, è stato molto attento Sgarria. Mitians, Cocco, Muglia dietro porta, attenzione che dietro porta è molto pericoloso, cerca il primo palo anche Cocco, stavolta è attento Enrico. Poi Danna non si intende con Montivero, attenzione mancano 15:50 al termine. Martinez, Mitians, Cocco da dietro porta, scambiano Cocco e Martinez, ora Mitians, Cocco, pronto un doppio cambio, anche Alessandro Franchi è pronto, recupera palla Saavedra, cerca di riportare in avanti gli uomini in maglia bianca. Stasera tiro dalla distanza di Maniero, a buon gioco Sgarria, ora raddoppia e viene raddoppiato Mitians da Danna e Maniero, si soffiano la palla un po' a vicenda, gioco Cristagna sul balaustra, poi a buon gioco ora Braganza che riparte velocissimo, Martinez, tiro di Martinez, si oppone alla grande Enrico Martinez, bella palla per Cocco che tira fuori, ottima condizione atletica di Veneti che arrivano anche sulle seconde palle, infatti è pronto un doppio cambio nel filo scandiano, è rientrato Baieli per Maniero e Danna uscirà per far spazio ad Alessandro Franchi che rientra in questo momento. Montivero, Franchi, Montivero, Baieli, inciti suoi crudeli, cerca una reazione, tiro di Montivero, non trova la deviazione di Saavedra, recupera palla Martinez, Cocco, Mitians, ancora Mitians, rallenta un attimo ora Breganze, è in vantaggio di 3 reti. Martinez, tiro di Martinez, viene rimpallato da Montivero, cerca di ripartire ora Baieli in contropiede, limite dell'area, palla dentro sporcata da Muglia, ora loro due se la contendono, vede una trattenuta della palla l'arbitro, ultimo avvertimento per Baieli. 13:29 al termine della partita, Ubroker Scandiano 1 Breganze 4. Parlano un po', parla un po' Moresco con gli arbitri ausiliari. Riprende il gioco Mitians con Martinez. Tentativo di contropiede scandianese fermato dai difensori breganzesi, ora è Cocco, Muglia,
Martinez, ma lui dietro porta, scambia ancora con Muglia, Martinez all'indietro per Coco, soffia per un attimo palla Baieli, la riprende Muglia, un tiro tagliato, bravo Eric in questa occasione, Montivero, Saavedra, Franchi da dietro porta, non trova sbocchi la manovra scandianese, ora Montivero cerca la palla dentro, Muglia gliela rimpalla, Baieli, 12 minuti al termine, Baieli, tiro di Baieli, ribattuto e parato da Sgaria, ancora Baieli all'indietro, tiro dalla distanza, deviazione, gol di Montivero, è quello che ci deve cercare Scandiano, il tiro di Baieli, 11.56 al termine, stavolta dopo la ribattuta il più pronto è stato ancora una volta Montivero alla sua doppietta personale stasera, e Scandiano riduce anche nel secondo tempo le distanze di mezza, meglio le distanze, un broker Scandiano 2, Faizan e Breganze 4. Mitias, Muglia, vediamo se Scandiano riesce a riavvicinarsi ancora, gol subito di Mitias sul primo palo, aveva davanti a sé Saavedra una serie di ganci, tiro sul primo palo al 7 su Errico, è a 11.37, Breganze si riporta a distanza di sicurezza, vale a dire 5-2. Ennesima doccia fredda per Scandiano, che quando accorcia un attimo Breganze riprende il largo, vediamo se si saprà riprendere anche da questa seconda mazzata. Baieli non ci pensa due volte, gol di Baieli dalla sua area, stavolta Sgaria un po' disattento perché non era coperto, non c'era nessuno, è stato un po' un tiro diciamo di frustrazione di Baieli, che però ha trovato il gol, sono passati due secondi, sono 40 metri, tiro da quasi 30 metri forse, diciamo, perché tant'è, il fatto sta che Scandiano si riporta un po' più sotto, Scandiano, Ubroca Scandiano 3, Breganze 5, Martinez, Muglia, Mitians, autore dell'ultimo gol, ribatte Errico, poi posa plastica anche un po' per caricare un po' l'ambiente. Muglia, Martinez, Muglia ancora, Mitians, Martinez lascia sul posto Saavedra, va dietro porta, ancora Martinez, ottima proprietà di palleggio veramente, cerca un'altra schiaccia, questo qua ha preteso forse un po' troppo Martinez, Montivero, Saavedra, bella palla per Baieli che ha spazio, tiro di Baieli, raso terra, ora vediamo Muglia che si agita un po', ha preso un colpo, fa vedere all'arbitro un po' tutto, gli fa vedere che ha subito un colpo da Montivero, sta cercando di far vedere un po' a tutti. Montivero non abbiamo visto sinceramente se è stato colpito, se ha colpito Muglia, guarda che Muglia si è rotolato a terra più volte come se fosse morto e adesso è in piedi tutto arzillo e a far vedere cosa ha subito, che probabilmente ha qualcosa ha subito perché vediamo rosso anche noi da questa postazione, però non gli ha fatto forse così male, vediamo cosa decidono gli arbitri. Comunque esce Muglia, entra Teixido, secondo me più che a farsi vedere un po' per calmarlo, perché contatto forse c'è stato con Montivero, cioè contatti nell'occhio ci sono sempre, l'abbiamo visto atterrare un pochino, un po' di scena fatta, diciamo la verità, perché cioè non si sarebbe alzato dopo tre secondi a protestare.
Bene fatto secondo noi Diego Mirko, forse ci poteva stare il fallo. Riparte Montivero, 4 contro 3. Baieli, tiro di Baieli, attento Sgaria, recupera come un falco Martinez a 10-10 dal termine. Diciamo la verità, non si sta facendo neanche medicare Muglia. Bene ha fatto secondo me Diego Mir farlo rifiatare un attimo comunque. Martinez, Teixido. Teixido, a mio avviso, migliore in pista nel primo tempo. Viene stato un po' recuperato da Martinez, secondo me, che questo secondo tempo è salito molto in cattedra. Palla in mezzo di Saavedra, respinto dalla difesa rossonera. Ora Franchi all'indietro per Montivero, 9-23 al termine della partita. Scandiano 3, Breganze 5. Saavedra va dietro porta, palla rimpallata da Franchi, attenzione 2 contro 1, Martinez, Teixido, non trovi Martinez, contropiede gestito male stavolta. Ora Baieli non riesce nel suo intento, va a dire col velo, a finire in porta, però mantiene la palla, tiro di Baieli, finisce fuori di un soffio. Questa è una buona occasione dal Santo. Teixido, Mitias dal Santo, ancora Mitias, 8-30 al termine, palla all'indietro per Teixido che controlla dal Santo. Si libera Mitias, tuttavia il suo tiro non risulta pericoloso, ma mantiene quel possesso di sfera a Breganze. Mitias giocano un po' dal perimetro ora, giocatori rosso-blu. Ribattuta la conclusione da Errico, può ripartire Scandiano. Franchi va al limite dell'area, Franchi davanti a porta, raso terra, su, non è riuscito ad angolare troppo la conclusione. Attenzione Martinez, controllato da Montivero, Martinez va fuori per Dal Santo. Dal Santo ancora Mitians, Teixido, ha lasciato di Teixido stavolta, fa poco male, conclusione debole. Montivero, Franchi, tiro di Franchi dalla distanza un po' alto, forse deviato, sì, crediamo deviato, ha visto bene stavolta Gian Gregorio. ...7-27 al termine della partita, due gol da recuperare per Scandiano, perché Breganze sta vincendo 5-3. Saavedra, Montivero, da linea di metà campo, Saavedra, all'indietro per Baieli, cerca la conclusione Baieli, attenzione ribattuta, non ci arriva Franchi, Montivero, a spazio Montivero, fermo il gioco per un blocco di Franchi, a 7-10 del termine. Fallo di squadra al quarto, crediamo per Scandiano. Time out, Diego Mir ci vuole parlare su per gestire al meglio questi 7 minuti e 10 di secondi che mancano al termine della partita. Partita che si è un po' riaccesa, sembrava chiusa dopo il quinto gol di Breganze, dopo due secondi da 30 metri ha accorciato le distanze ancora Baieli e mantiene viva ancora questa speranza scandianese. Vediamo i risultati per il momento: Bassano Sandrigo 5-3, Sarzana Lodi 2-2, Viareggio tiene 5-1, Folloni Catrison 1-1, Monza Vercelli 4-1, Valdagno Forte Marmi 2-1, Forte che era in vantaggio nel primo tempo,
riprende il gioco in questo momento. Cocco per Martinez. Teixido non si avvede del passaggio a ritroso, mette ansia, riparte Baieli che ci crede, tira, finisce fuori, una volta finisce alto, non ha colpito bene la pallina in questa occasione. Martinez, Teixido scambia con Mitians, tre ottimi stranieri per Braganza, veramente. Martinez finta il tiro, quando Martinez finta il tiro e va, pedala più forte di uno che parte da fermo. Ecco qua Martinez, volta a tiro sul primo palo, attento Errico col guantone, ancora Martinez, Mitians, vediamo se comincia a far trascorrere i secondi Braganze, mantenendo la palla e andando solo al termine dei secondi a sua disposizione per l'attacco al tiro. Mitians cerca una schiaccia, rimpallato da Saavedra, Franchi, limiti dell'area, saggia la sua decisione, erano in troppe le maglie rosso-blu, rosso-nere. Baieli, attacco opposto per Franchi, Montivero, ah, perde palla Montivero, brutta questa palla persa, se ne rammarica anche lui. Martinez, Teixido, 5-20 a termine, Scandiano 3 Braganza 5. Cerca di entrare a Martinez con le cattive, ma in modo regolare Baieli, poi Saavedra perde palla, Saavedra un po' stanco. Cocco guadagna lo spazio per il tiro, rimpallato da Franchi, si avventa sulla palla Franchi, va al limite dell'area, palla per Montivero, controllato da Martinez, molto veloce Martinez in questa marcatura, cercato di liberarsi Montivero, non ce l'ha fatta a superarlo. Ora lo stesso Montivero, viene richiamato Danna intanto da Crudeli per questi ultimi minuti, 4:30, 4:35 per la precisione al termine. Fallo di squadra di Saavedra al quinto, Crudeli non è d'accordo. È rientrato dal Santo, anche ora Martinez in possesso di palla. Martinez, dal Santo, Cocco, Teixido, Martinez, bravo Martinez a far girare la palla, Teixido, ancora Martinez, cerca di incunearsi, stavolta gancio ed è attento Errico a ripartire i suoi. Franchi, palla dentro, un po' sporca per Danna che non sa il passaggio, poi comunque era marcato. Teixido, 3:40 al termine. Cocco, ancora Teixido, Martinez, Cocco cerca di andarsene sul lato destro, viene raddoppiato Cocco, regolare l'intervento di Baieli, però è solo Franchi, attenzione Saavedra davanti a porta, cerca il rasoterra, respinge ancora questa conclusione, Sgaria dal Santo all'angolo per Teixido, farà trascorrere i secondi, attenzione del Santo, si è trovata tu per tu con Errico ma non ha incocciato la pallina. Baieli ha tirato su Martinez, era troppo sotto stavolta Baieli. Franchi, controllato bene dalla difesa rossonera,
Baieli, più accompagnato di testa Sgarria, il più lesto di tutti è Danna, che scambia con Franchi, 2:20 al termine. Baieli cerca una deviazione, non la trova. Martinez, Cocco, Texido, 2 minuti al termine, Breganzi in vantaggio ancora di 2 gol. Martinez tiene palla, ora cerca di incunearsi, Martinez cerca il primo palo, palla finita alta ed è time out. Questo ultimo minuto e 46 al termine, abbiamo dura per Scandiano, che vediamo se riuscirà nelle ultime battute ad avvicinarsi, comunque giocando la fine alla fine, a fare il possibile. Questo Breganzi è veramente una squadra tosta, veramente una squadra forte, si sapeva già dall'inizio, ma sono stati confermati i pronostici. Tecnicamente va detto che non c'è nulla da dire, è riuscita sempre a tenere a distanza di sicurezza Scandiano, anche se nell'hockey tutto è possibile. Scandiano ha fornito una buona prova, va detto, ha trovato solo al cospetto una squadra un po' più forte. Mentre qua tra giornalisti si parla su chi potrebbe essere l'MVP della partita. Se nel primo tempo eravamo tutti d'accordo per Texido, ora siamo tutti d'accordo per Martinez, e se non cambierà niente presumiamo sarà lui l'MVP della serata. Proprio lui in attacco, impallata la sua conclusione da Saavedra. Montivero cerca di fare partire il contropiede, Baieli all'indietro per Montivero, finta di tiro, Baieli, Franchi, Baieli, tiro di Baieli, ribattuto, non si vede Saavedra di questa pallina vagante. Texido, Martinez, Cocco dal Santo, sta per iniziare l'ultimo minuto. Cocco, tiro accompagnato, bravo Enrico. Ora è Franchi, Baieli per queste ultime iniziative scandianese, vediamo se riuscirà perlomeno a segnare il quarto gol Scandiano. Parte in contropiede dal Santo, tiene palla dal Santo, giustamente Martinez, fallo di Franchi, Cocco, titoli di coda per questa partita, ormai in cassaforte per Greganze. Scandiano, l'abbiamo detto, ha disputato una buona partita, una buona battaglia, come lo chiamava Montivero, ma stasera non c'è stato nulla da fare, Breganzi è stato più forte, ha soprattutto nei 3 stranieri degli elementi veramente tosti, veramente bravi, e va detto che la vittoria è meritata. Con questo tipo di risultato, 5 secondi al termine, prova Baieli, gol! Gol di Baieli dalla distanza, cerca adesso, cercherà forse un cambio, mancano 4 secondi, c'è Maniero pronto, mancano pochi secondi per pareggiare. Gol assegnato a Saavedra appunto per la deviazione sul tiro da Baieli, mentre finisce qua la partita. Breganze espugna il Palaregnani, Broker Scandiano 4, Breganze 5, bella partita. Diciamo che Breganze ha meritato l'intera posta, Scandiano ha fornito una buona prova di sostanza, di impegno, di voglia, ha fatto quello che ha potuto al cospetto di questa grande squadra, veramente. MVP della serata, che verrà premiato fra poco, sarà Martinez. Sandro Rainieri, Alessandro Tirali, Emanuele Stefani vi danno appuntamento ai prossimi impegni casalinghi di Scandiano. Tutti voi, buona serata.